Miti Sinistra Piave sono un gruppo di montagne formate da Dolomia. Si trovano appunto, come dice il nome, in sinistra del Piave, a differenza delle Dolomiti principali che sono più ad ovest di qua. Alcuni nomi: Duranno, Spalti di Toro, Val Montanaia, Campanile di Val Montanaia, ecco, sono tutte zone che si trovano un pelo più a nord di dove siamo noi. L'imbocco della Val Montanaia, per dire, si prende da avanti da questa strada un po' sulla sinistra. E noi siamo al margine meridionale, tra l'altro qui dietro c'è l'Alpago, quindi verso le Prealpi, e le rocce che ci sono qui sono un po' più recenti della Dolomia, che invece affiora più a nord. Le rocce, diciamo, di questa zona vanno dal Giurassico inferiore, Giurassico medio, al Cretaceo, quindi un periodo che va da 180 milioni di anni fa fino a 150 milioni di anni fa. La Dolomia principale, invece, quella che affiora, come dicevo, più a nord, si vede alla base di queste montagne, guardando però da Longarone, quindi dal fondovalle, osservando il Toc, la parte bassa è impostata su Dolomia. Qui le rocce che sono nella valle del Vajont, quella che abbiamo visto, diciamo, sulla forra, è un calcare molto compatto, formato da strati, diciamo, di qualche decimetro di spessore, formato da oliti, sono delle palline di calcare che si formano in spiagge tropicali per l'azione del moto ondoso, l'acqua vaporizza durante rifrangersi dei flussi sulla costa, dalla vaporizzazione delle goccioline attorno a dei depositi, granuletti di sabbia, frammentini di conchiglie, eccetera, si formano dei guscetti di calcare via via sovrapposti uno all'altro, che alla fine formano delle palline, dei granuletti. Si chiamano ooliti, che il termine vuol dire piccole uova, per via, per avere un'idea. Sono di qualche millimetro di diametro. Questo non significa che qui c'era una spiaggia tropicale, adesso poi vediamo meglio il paleoambiente come era. Comunque intanto delle bancate formate da sedimenti di ooliti. Questa è una roccia molto compatta, infatti la forra è stata impostata proprio su queste rocce qua. Quindi pareti molto verticali e il torrente molto ben inciso. Più sopra ci sono rocce più erodibili, più facilmente erodibili. Sono calcari alternati a livelli di argillite e di siltite. Argillite e siltite sono la litificazione praticamente dell'argilla e del limo nel fango. Questi sedimenti sono di mare profondo. Sono di mare profondo alcune centinaia di metri, quindi un bacino. È la trasformazione dei sedimenti in roccia, molto banalmente, avviene con la compattazione dei sedimenti in seguito alla deposizione di sedimenti successivi. Quelli che si trovano già ad una certa profondità cominciano a essere compressi e riscaldati, perché c'è un aumento di temperatura scendendo in profondità e sottosuolo. Questo innesca dei fenomeni chimici e fisici che cementano il sedimento sciolto, quindi da un'argillite, un fango, da un'argilla o un fango si forma un'argillite, cioè questo termine che ho suffisso indica la roccia formata dall'argilla. O siltite, un altro termine che si trova, deriva da silt, che in inglese significa limo, è un fango. Dal punto di vista geologico, la differenza fra limo e argilla è la dimensione dei granuletti. L'argilla ha i granuli più piccoli, il limo un po' più grandi, e poi c'è le sabbie, sono un po' più grandi. Bene, queste rocce qua, allora la parte più bassa sono le cosiddette il calcare di Fonzaso, che sono le torbiditi, le rocce formate dalle ooliti. Okay. Le rocce superiori, queste qui, sono nel complesso si chiamano calcare di Socker, che è un termine che indica uno spessore di rocce simili, omogeneo, almeno qui è omogeneo, per 100-150 metri, 200 metri, non so precisamente sto. Spostandosi verso ovest, qua parlo magari più per i geologi che conosco un po' queste zone, ma lo dico per un'informazione, il calcare di Socher è ben differenziato in formazioni più specifiche, che sono la formazione di Fonzaso, rosso ammonitico e il biancone. Ecco, qui questa differenziazione si perde, quindi c'è un nome comprensivo che indica tutte le tre tipologie. La frana del Vajont si è impostato in queste litologie più friabili, più erodibili, caratterizzate da questi straterelli di argilla che si interpongono fra strati di calcare.
Questi straterelli sono più facilmente impregnabili, permeabili all'acqua, e in condizioni favorevoli come quelle che si vedono sul Monte Toc, in cui quello che vedete qui, quel liscione, è una superficie di strato che è messo così, a frana poggio, come diceva prima Nicolò. Quindi gli strati immergono secondo il pendio del versante. Ora, in questa situazione abbiamo strati calcarei, permeabili, compatti, con intervalli argillosi più permeabili e più fiabili. Questi intervalli hanno fatto da scollamento per la frana che poi si è attaccata. E sono stati il veicolo, diciamo, in cui l'acqua per capillarità dal lago è salita lungo gli interstrati della roccia, favorendo la destabilitazione. Questa è la causa principale. Poi ci sono state anche altre concause, diciamo un periodo di piovosità più intenso negli ultimi 2-3 anni prima della frana. Il fatto che questi calcari, ovunque c'è del calcare, la roccia è soggetta al fenomeno carsico. Il carsismo è una forma di erosione chimica, non semplicemente meccanica, quindi l'asporto di detriti, ma chimica, perché l'acqua praticamente trasforma parte del calcare in bicarbonato di calcio, lo porta in soluzione, per cui praticamente ha un'azione di dissolvimento della roccia. Poi in alcuni casi il calcare che viene disciolto nella roccia si ridepone, ad esempio nelle grotte, a formare le stalattiti, le stalagmiti, le concrezioni carbonatiche, eccetera. Qui semplicemente in cima al Monte Toc c'è una zona di doline, quindi delle depressioni causate da questo dissolvimento della roccia. Questo dissolvimento, appunto, carsico della roccia calcarea comporta una maggior permeabilità, sono delle vie di deflusso dell'acqua. Quindi se gli strati sono messi così, va da sé che le vie di deflusso carsiche si impostano lungo gli strati calcarei, e anche questo ha contribuito in periodo di maggior piovosità a incamerare una maggior quantità di acqua, maggiore rispetto alla media, insomma, nel fondo va. Ora, questi strati, queste rocce che abbiamo visto, sono tutte di ambiente di mare molto profondo, quindi hanno in origine una stratificazione orizzontale. Le uniche un po' strane sono quelle che vi ho detto prima, le eoliti, che si trovano alla base di questa successione, e che abbiamo detto le eoliti si formano in ambiente di mare di spiaggia tropicale. Quindi è un po' strano trovarle in un fondo del mare. Queste qui infatti sono sedimentate. Allora, per capire un attimo, vediamo com'era la paleogeografia al tempo giurassico di questa zona, no? Qui c'era un bacino profondo, alcune centinaia di metri. Era circondato da due piattaforme, da due zone dove il mare era poco profondo. Una si trova dove attualmente c'è il Cansiglio, quindi da quella parte, un po' più a sud, e viene chiamata piattaforma Friulana, dove c'è il Cansiglio, era il bordo di questa piattaforma e più poi si sviluppava più all'interno. Piattaforma rende proprio il nome, immaginiamoci una distesa dove il mare praticamente, il fondo del mare è molto irregolare. Delle piattaforme, cioè delle zone rialzate, in cui il mare è poco profondo, con zone in emersione, appunto queste spiagge di eoliti. Sì, probabilmente era inizialmente solo un atto strutturale, poi è diventato una scogliera corallina vera e propria. Comunque, c'era questa piattaforma Friulana a sud, un mare profondo dove siamo noi adesso, che era il bacino di Belluno, e un'altra piattaforma più a ovest, che è la cosiddetta piattaforma di Trento, che ha il limite, diciamo, nella zona del Feltrino, del Grappa, e poi si estende verso ovest, a fine appunto di Trento. Il bordo della piattaforma Friulana evidentemente era molto ripido, cioè il raccordo con il bacino era molto ripido, per cui succedeva, in seguito a fenomeni terremoti praticamente legati al sollevamento della catena alpina, che materiale che si depositava sul bordo di questa piattaforma franava il fondo del bacino. Quindi le spiagge eolitiche, queste palline che si formavano in seguito agli spruzzi delle onde sulla piaggia tropicale, franavano dentro questo bacino di Belluno. Queste frane sottomarine si chiamano torbiditi. Torbiditi significa che sono correnti d'acqua torbida perché impregnate di terreno, cioè non è una frana come quella del Vajont, come le frane all'aria aperta, perché la differenza la fa l'acqua, che lubrifica molto il sedimento, per cui questi depositi possono viaggiare anche per centinaia di chilometri al fondo del mare, quindi gli strati che noi vediamo sono continui per moltissimo tempo. E quindi si sono formate queste bancate, di spessore anche di 50-60 cm, un metro, omogenee.
sono intervallate ogni tanto anche queste qui da sedimenti tipici di fondo marino, sedimenti pelagici si chiama, mare aperto, che hanno permesso l'identificazione, il riconoscimento di questi depositi come oliti risedimentati. E poi avete tutta la successione, invece il calcare di Socquer, come questo qua, è abbastanza tipico di sedimenti marini di mare profondo. In questo ambiente, diciamo, quando non ci sono frane sottomarine che trasportano nel fondo del mare materiale che si era formato in altre zone, la sedimentazione in ambiente di mare profondo avviene solamente ad opera degli organismi del plancton, che sono organismi unicellulari, che hanno un loro guscetto di calcare di qualche micron, 30, 40 micron, quindi millesimi di millimetro, che però depositandosi sul fondo del mare un po' alla volta assumono una certa importanza e formano questi straterelli, questi lenti di calcare, che poi sono intervallate da eventi di altro tipo che hanno deposto invece le argilliti, i sedimenti più permeabili, che derivano evidentemente da frane di altro tipo. Quindi abbiamo una successione marina di rocce, di strati orizzontali, che è quello che non vediamo qui, perché noi vediamo che gli strati sono messi in quel modo a frana appoggio, quindi inclinano verso di noi. Dove siamo noi sono abbastanza orizzontali, li vediamo lì, quella roccia in posto, credo, ma penso di sì.